Quando pensi di averle viste tutte nella vita, quando pensi che anche alla stupidità ci sia un limite, capisci che probabilmente non è così. E io ricordo qualche anno fa una signora che veniva a comprare da me, era un'appassionata di grappe. Sapete, una di quelle signore con la R moscia, quelle signore molto ben vestite, molto altolocate. E veniva e mi chiedeva una grappa che abbia determinate caratteristiche, una grappa Chardonnay, una grappa barricata, barrique e così via. E ricordo questa signora che, torno a ripetere, si vedeva che era una donna colta, una donna di successo, una donna benestante. Questa donna un giorno, mentre stava acquistando da me, le squillò il cellulare. Le squillò il cellulare, non so che cosa le dissero. Una volta chiusa la telefonata, lei disse: "Guarda, io ho invidia per coloro che non hanno niente nella vita. Quando non hai niente nella vita, non hai grattacapi, non hai impegni, non hai rotture, non hai la tua, hai la tua vita tutta per te." E allora io, che ho sempre pensato che l'unico momento della propria vita in cui non bisogna mettersi l'obiettivo di crescere è purtroppo, ahimè, il momento della vecchiaia, quando ormai sei arrivato a 75-80 anni, che finalmente puoi, finalmente, per anche ragioni proprio umane, devi smettere di crescere. Io dentro di me dicevo: "Ma questa che cazzo sta dicendo?" Perché cioè la povertà, la decrescita non è mai una cosa positiva, non può essere una cosa positiva. E anni dopo, poi nel 2018, quando c'è stata quella buffonata del Movimento 5 Sterchi, loro ne fecero della decrescita felice il loro cavallo di battaglia. E la cosa brutta è che purtroppo ci sono persone che secondo me dicono questa cosa, ma semplicemente per essere chic, come quella signora che veniva da me a prendere le grappe, i liquori di altissimo livello, queste cose qui. Lei voleva essere chic e diceva che ammirava coloro che erano poveri, coloro che non avevano nulla, li invidiava quasi quasi. Anche se sappiamo perfettamente che era, lasciava il tempo che trovava questa affermazione, perché lei ricca, lei benestante, lei viziata soltanto di coiffure, soltanto di unghie, soltanto di orologio Rolex, aveva, non lo so, 10.000 euro addosso, quindi invidiare un povero che magari dorme sotto una stazione o dorme tra i cartoni, ma lascia il tempo che trova. A questo punto però dobbiamo dire che i buffoni o i malati di mente o gli stronzi ce ne sono davvero molti di più di quanto pensassimo. Perché? Perché adesso si sta appunto parlando di questa schifezza dell'auto elettrica, di questa schifezza dell'alimentazione ad insetti, e comincio a vedere persone che sono lì lì per fare il grande passo, ovvero passare da una macchina, diciamo, non di altissimo livello, di medio-bassa categoria, come potrebbe essere, vi faccio un esempio, una grande Punto Evo, che per quanto alcuni possa far storcere la bocca, è stata meccanicamente, come design Giugiaro, come affidabilità e come tutto il resto,
una gran bella macchinetta, sento persone che vogliono venderla per comprarsi la Citroen AMI. AMI non è l'AMI 6, la mitica AMI 6 o AMI 8 degli anni 60 e 70, che nella sua bruttezza è stata un mito, meccanica a due cavalli, chassis, insomma semplicità di manutenzione, via discorrendo. No, la AMI, quella elettrica. Quindi si passa da una macchina che per me rappresenta la giusta evoluzione dell'automobile per tutti, perché la grande punto, per carità, non l'ho mai avuta, mai la avrò, mai la vorrò, però per dirvi, comunque sia, secondo me è stata l'evoluzione in positivo dell'automobile per il popolo, in special modo nella versione Evo, che era una gran bella macchinetta rifinita bene, fatta bene, ben design, aerodinamica e tutto quanto. Stanno pensando di passare alla Citroen AMI elettrica. Ora, ecco, siamo alla decrescita. Prima io, diciamo, ho avuto un certo exploit nella prima metà degli anni, nel primo decennio 2000, in cui ho cominciato a lavorare, ho cominciato a costruire, ho fatto tantissime cose, e ricordo che in quel periodo le persone non sognavano, ma neanche macchine di media categoria come poteva essere la Mito o come poteva essere, che vi posso dire, una Golf, una Golfetta, una Polo. All'epoca chi pensava a sostituire la macchina puntava direttamente sulla Porsche Cayenne, puntava direttamente sulla Jeep Cherokee, puntava direttamente sulla Mercedes Cabrio, puntava sulla Mercedes Coupé, puntava sulla BMW Coupé, puntava sulla Mazda MX-5, puntava sulla Toyota GT3, insomma erano macchine di un certo livello. Quando mai un ragazzo della mia generazione avrebbe mai sognato una scatoletta elettrica che arriva a 60 km orari? Non parlo di ragazzi senza patente, i giovincelli prima dei 18 anni, parlo di persone che comunque sia ormai hanno un percorso di vita già iniziato, già comunque sia, come possiamo dire, che ha un certo percorso appunto effettuato. No, oggi si sogna veramente di tornare a decrescere. E la decrescita felice è la più grande schifezza, la più grande stronzata, la più grande porcata mai inventato dalla mente malata dell'uomo. L'uomo, da quando è sulla terra, vuole crescere. Ha creato le industrie, ha creato le città, le automobili, gli aerei, le navi, le telecomunicazioni, i computer. Adesso noi dovremmo tornare indietro? Io, che a 18 anni guidavo una macchina che faceva 160, per quanto fosse un pischellino, una macchina fa 160 era un buon traguardo per essere la prima macchina. Adesso dovrei sognare, magari all'orlo dei 40 anni, di avere un'autovettura senza aerodinamica, senza design, senza bellezza, senza capacità, senza nulla, che fa 60-50 km orari. E io dovrei essere felice di decrescere a quel punto, dovrei essere felice di aver avuto lo stipendio diminuito, dovrei essere felice di avere minori prospettive rispetto a quelle che avevo a 20 anni. Dovrei essere felice di mangiare scarafaggi invece di andare a mangiare magari il fritto misto al mare, o la lombata di vitello, la tagliata in Toscana, o la pizza napoletana, o qualsiasi altra cosa. Ma veramente volete accettare la decrescita felice? Ma lo capite o no che fa parte di quel programma depravato di una classe dirigente folle? Eppure lo vedo ogni giorno, lo vedo anche con questa porcata dell'auto elettrica,
le persone passano da una autovettura di media categoria, che può essere una Polo, può essere una Punto, può essere una Clio, una 147, una quello che volete, stanno pensando di comprare la ID3, la Citroen Ami, queste schifezze qui. Ma dai, ma io a volte penso veramente di stare in un Truman Show. Questo è un Truman Show, vi giuro veramente. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.